Decisamente spaziale, eccola qua, l'Audi Q5 2020, una vettura che non cambia tanto a livello di dimensioni, guadagna 1,9 cm in lunghezza, per tutto il resto rimane invariato, quindi in totale siamo a 4,67 m, 1,89 m, 1,66 m di altezza, ma è una vettura che cambia dal punto di vista del design, dello stile, della tecnologia, e ce ne accorgiamo subito dalla parte anteriore con questo single frame ottagonale che viene ereditato ormai dai dettami stilistici degli ultimi modelli della casa tedesca, uno sguardo che è sempre dominato da una firma diurna. Qua sopra la vedete che bella, segmentata, che va a integrare anche le frecce di direzione, ovviamente sono dinamiche, che danno non solo un aspetto alla vettura molto interessante quando andiamo a ingaggiare le frecce, ma anche quando ci avviciniamo con le chiavi, e ovviamente i canonici proiettori a LED che sono di serie e sono opzionali, ovviamente i proiettori Matrix che vanno a escludere dinamicamente le vetture che ci precedono, creando un cono d'ombra. Una vettura che dal punto di vista dello stile, poi qua la potete ammirare nella variante S-Line, che quindi va a integrare ulteriori prese d'aria impreziosite da tutti questi elementi in nero lucido, esattamente come i mancorrenti al tetto. E vedete comunque qua la calandra, questa lavorazione è sempre impreziosita da degli elementi lucidi, che va poi a creare questa griglia veramente tanto grande. Guardate il dettaglio, non è fatto a caso, qua sotto piatto, quindi carenato, perché questa vettura cerca di incrementare quanto meglio possibile il coefficiente di penetrazione aerodinamica, che su quest'auto è pari a 0,30, che andandolo a moltiplicare poi per tutta la superficie frontale dà il risultato che deve dare, ma sicuramente un'efficienza aerodinamica migliore rispetto al passato. Rispetto al passato mi sono dimenticato di dirvelo, è la terza generazione di Audi Q5 dopo la prima che è stata lanciata, la seconda nel 2017, e ora c'è lei, una vettura che, guardatela quanto è carina, anche da questo cerchio che ha queste razze lucide miste a grigie che vanno a integrarsi benissimo con il grigio perla della carrozzeria. Un'auto che è molto interessante anche avvicinandoci alla ruota, perché guardate un po' sopra come si intravede il sistema sospensivo, un sistema sospensivo che è molto molto raffinato, perché là dietro ci sono, mamma mia, sto cadendo là dietro ci sono c'è un sistema multilink, quindi la miglior soluzione che possiamo avere su una vettura da tutti i giorni come setup per l'asse posteriore, mentre qua davanti abbiamo un quadrilatero alto. Ma un quadrilatero alto, mi accorgo di una cosa, guardate gli attacchi del braccetto superiore che sono divisi e vanno a integrarsi poi su tutto il rinvio che c'è, che va ad attaccarsi poi al mozzo. Il fatto che siano divisi e si vanno a congiungere qua sopra significa che la sospensione lavora in modo più intelligente di un semplice quadrilatero, perché così facendo si va a creare un asse di sterzo semi virtuale o decisamente virtuale, perché non va a corrispondere al perno dove si andrebbe ad attaccare il triangolino superiore. Detto questo, sono finezze, ma non sono finezze neanche l'impianto frenante con questa bellissima pinza monoblocco, che sicuramente va a rendere onore a quello che è l'impianto frenante della vettura, che è decisamente abbondante, mettiamola così. Per quanto riguarda poi il resto della vettura, visto sulla fiancata, abbastanza tradizionale, non abbiamo la versione Sportback, ma abbiamo la versione normale della macchina, che è decisamente ben più proporzionata, una versione che poi integra sempre, come al solito, classico Audi, qua sugli specchietti anche le frecce dinamiche di direzione. È una vettura che nella parte posteriore ha forse un elemento molto molto interessante, che sono questi proiettori che hanno una tecnologia inedita, perché sono OLED. Provo a spiegarmi meglio. Tutta la parte superiore rimane classica, sia quella superiore che quella inferiore, che sono gli stop a LED, mentre questi tre segmenti interni sono in tecnica OLED, sono praticamente degli schermi che funzionano con dei diodi, con dei LED organici. Questo permette a queste sezioni centrali 1, 2, 3 di variare la loro forma. Vedete, adesso si stanno animando, adesso vi spiego anche perché, andando ad animare, andando ad accendere ogni sezione. Questo può far creare all'auto anche dei giochi di luci, di benvenuto, di cortesia, chiamateli come volete. In questo momento si stanno illuminando e stanno cambiando perché rilevano la presenza della chiave qua nella mia tasca, e appena giro intorno alla vettura, adesso c'è impostato questo giochino di luci che vedete, fa questo effetto qua nel proiettore posteriore. Ovviamente è possibile
andare a modificare tutti questi giochi, tutti questi effettini, sicuramente è una chicca che per chi è attento magari a questi dettagli estetici, fa ben più che semplice piacere. Sicuramente Audi, per quanto riguarda la tecnologia dei gruppi ottici, è sempre stata all'avanguardia e su questo non si discute. Per il resto, dal punto di vista stilistico, c'è poco altro da dire. Insomma, la vettura, la vedete, non va a stravolgere quello che è il concetto di Q5. Vediamo qua davanti altri due dettagli come i sistemi radar per gli ausili alla guida che andiamo a vedere più tardi, la telecamera integrata lì sopra nell'alloggiamento, nell'attacco dello specchietto e poi poco altro. Andiamo invece a vedere all'interno dove cambia e anche tanto e c'è una vettura che è sicuramente più matura lato tecnologico. Vediamo un po', iniziamo a salire a bordo e sicuramente già salendo la seduta è davvero ottima, posizione rialzata, si fa poca fatica e sono a bordo di un ambiente decisamente premium, un ambiente premium che mi accoglie con tutta la sua tecnologia, quadro strumenti digitale davanti a me, sistema infotelematico basato sul sistema MIB di terza generazione, andiamo a togliere la ventosa che non serve e poi tantissima qualità a livello costruttivo che andiamo ad analizzare immediatamente. Per quanto riguarda le portiere, materiali soft touch, belli, pieni nella parte superiore, inserti che ovviamente possono essere fatti con varie finiture, in questo caso sono in alluminio. Qua sotto c'è la prima striscia LED che va a circondare tutta la vettura, la vedete un po', seguite le mie dita e vedete che va a circondare tutta la vettura. Parte inferiore di nuovo un inserto in pelle soft touch, inserto in alcantara morbido, molto bello qua sotto, poggia braccio, apriamo la portiera che si vede meglio. Poggia braccio in pelle, cucitura contrasto, maniglia ben solida, non scricchiola, diffusori dell'impianto Bang & Olufsen, ce ne sono ben 4 diffusori nella parte anteriore, 2 nella parte posteriore e anche un subwoofer, parte inferiore che invece è in plastica, ci sta, però è bella piena, non dà un effetto di plastica cheap, non saprei come dire, non ha un suono di plastica vuota e per il resto una portiera che si conclude in questo modo, che si va a integrare poi con la bocchetta dell'aria condizionata e il continuo degli elementi. Parte superiore del cruscotto che di nuovo è in una gomma dura, però bella piena, non dà assolutamente sensazioni di materiali economici. Parte inferiore con queste listerelle in alluminio sopra, un elemento inferiore che va a riprendere gli inserti che vediamo anche sulle portiere con tanto di scritta 4. Parte inferiore che di nuovo va a lavorare una plastica che però è bella piena con un effetto pelle, zona della climatizzazione qua sotto, tunnel centrale bello largo perché comunque qua sotto la vettura deve essere predisposta ad avere anche una trazione integrale che funziona con una disposizione del motore longitudinale e di conseguenza ci deve essere spazio. Perché i motori possono ovviamente essere unità 4 cilindri, 6 cilindri, tutte mild hybrid ed è questa la novità di nuova Q5, una soluzione mild hybrid che funziona con una rete o a 12 o a 48 volt. La differenza tra le due reti implica un funzionamento diverso della funzione veleggio, ma lo vediamo dopo la guida, comunque delle motorizzazioni che quindi danno accesso a tutti i vantaggi fiscali annessi e connessi al possesso di un'auto ibrida, ma che sicuramente riescono a garantire una copertura totale di tutte le esigenze avendo propulsori benzina, gasolio 2000, 3000 e tutti gli step di potenza. In arrivo anche la versione ibrida plug-in con varianti di potenza da 299 e 367 cavalli durante il corso dell'anno prossimo. Detto questo, ritorniamo dentro. Vani per i progetti, sia qua, sia qua, sia qua. Questo qua serve per la chiave. Levettino del cambio, che è ovviamente by wire, molto bello. Mi piace questo leveraggio del cambio di Audi. E appena dietro due cup holder, la possibilità di avere ulteriore spazio con il caro tappetino di ricarica degli smartphone che può essere spostato in avanti o indietro. Qua adesso c'è il telepass che spostiamo in avanti o indietro per andare a dare accesso ad altre sezioni, altre parti di questo vano portoggetti. C'è la seconda porta USB, questa volta di tipo C. Qua davanti
è di tipo A e poi arriviamo al dolce, arriviamo ai sedili ultra comodi, molto belli nella lavorazione. Questi qua sono i sedili sportivi S-Line, guardate che bella la parte centrale in alcantara, molto morbida, con questi due fianchetti in pelle che vanno a dare sostegno laterale alla nostra schiena, molto comodi, ovviamente regolabili in tutte le parti, in tutte le sezioni a nostro piacimento, con tanto di poggio a testa regolabile. Per quanto riguarda la zona alta, tutto il cielo è rivestito in nero, quindi è abbastanza elegante. Tetto panoramico che è completo, quindi dalla parte anteriore fino a quella posteriore senza interruzioni, ho la possibilità di spostare singolarmente sia la tendina che direttamente aprire il tetto panoramico, come sto facendo in questo momento. Direi che andiamo a richiuderlo perché fa abbastanza freddo e non è caso in questo momento, per poi arrivare di nuovo nella zona anteriore. Zona anteriore dominata da questo volante, bello, tre razze, molto nervoso, nel senso che è un fascio di nervi, non è cicciottello, bello con la doppia lavorazione della pelle della corona, lucida, traforata, parte di gestione dei contenuti che vedo sul quadro strumenti digitale nella parte sinistra, mentre parte di gestione della parte multimediale qua a destra, qua sotto il cruise control che è ovviamente adattivo, qua dietro il sistema di quadro strumento digitale mi dà accesso alla possibilità di cambiare le visualizzazioni a mio piacimento, posso anche avere la mappa a tutto schermo, come posso avere le informazioni di guida, e parte centrale con questo sistema MB di terza generazione, un sistema che è estremamente fluido nella navigazione. Ecco, sicuramente questo è un plus tecnologico a tutto vantaggio di Audi, un sistema che rispetto alla seconda generazione aumenta di 10 volte le capacità di calcolo e si vede tutto nell'utilizzo quotidiano, non tanto per le funzioni in più che ha questo sistema, che sono il riconoscimento del parlato a livello naturale, non tanto per la capacità di apprendere le nostre abitudini, tanto proprio per la velocità con cui tutte le operazioni vengono completate, non solo per quanto riguarda il setup della vettura, la navigazione nei menu, ma anche banalmente quando andiamo a collegare il nostro smartphone avremo a disposizione un'interfaccia davvero veloce con i protocolli Android Auto ed Apple CarPlay. Per quanto riguarda CarPlay è funzionante anche in modalità wireless. Climatizzazione che è trizona, le due zone qua davanti sono regolabili in modo indipendente, esattamente come quella posteriore. Funziona molto bene anche la parte di gestione automatica, e qua sotto ho piccoli controlli per quanto riguarda la dinamica di guida, quindi ho il Drive Select con le varie modalità, la possibilità di escludere i controlli di stabilità, l'Hill Descent Control che mi va a regolare la velocità della vettura quando sono in discesa, e poi nella parte centrale la possibilità di ingaggiare l'auto hold e il freno di stazionamento, che è ovviamente elettronico. Questa qua è la levitino, la manopolina del volume del sistema. Andiamo a vedere come si sta nella parte posteriore. Vi anticipo che c'è davvero tanto spazio su questa macchina, hanno lavorato molto bene perché tanto è comoda la zona anteriore a livello di accessibilità, a livello di spazio, e tanto è comoda quella posteriore. Guardate un po' che accesso stupendo che ho alla vettura, davvero tantissimo spazio. Infatti riesco a calarmi in abitacolo davvero senza neanche uno stacco, senza neanche un gradino, sono tranquillamente a bordo. Tantissimo spazio a disposizione, guardate quanto ne ho per le ginocchia, il sedile è regolato sulla mia posizione di guida, e anche qua dietro trovo gli stessi materiali, la stessa cura per la lavorazione che ho trovato nella zona anteriore, quindi dei materiali soft touch nella parte superiore, inserti nel materiale che scegliamo, illuminazione LED che è RGB, parte centrale sempre morbida in alcantara, pelle, assemblaggi molto buoni di questa vettura che vi ricordo che è costruita in Messico, e poi ovviamente canonici tasconi, anzi reti fermoggetti, e una parte centrale che mi dà accesso alla regolazione della terza zona della climatizzazione automatica, doppia porta di ricarica USB e porta accessoria a 12 volt. Anche qua dietro sto veramente molto comodo, nonostante il tettuccio apribile che toglie centimetri, ho a disposizione spazio per la testa, sono completamente appoggiato con la schiena, sto molto bene, non soffro di sensazioni claustrofobiche. E poi qua a disposizione ovviamente il nostro tacchete bracciolo a scomparsa che mi dà accesso anche a due cup holder belli. Rimettiamo tutto a posto perché vi faccio vedere una cosa carina del divano posteriore, perché come optional è possibile avere un divano posteriore completamente regolabile, lo vedete, in questo caso questa leva qua va semplicemente ad abbattermi il sedile. Qua sotto c'è una leva
che mi fa spostare le due zone del sedile posteriore. Vedete, questo sedile e la parte centrale sono unite, mentre quel sedile è singolo. Posso andare a farli traslare in avanti o indietro, che serve sostanzialmente per avere sia più spazio nella zona posteriore on demand, ma soprattutto dare la possibilità al vano bagagli di avere una capacità decisamente maggiore. Infatti, con questa configurazione, quindi con i sedili posteriori, con il divano, con la slitta, posso avere ben 550 litri di capacità utile nel vano bagagli. 550 litri davvero ben studiati. Guardate quanto è bassa la soglia del fondo del vano bagagli. Qua sotto posso avere sia la ruota di scorta o il subwoofer del sistema audio opzionale. Tac, rimettiamo tutto a posto. 550 litri che diventano a sedili abbattuti 1550, quindi tantissimo spazio, sfruttabile in modo perfetto come potete vedere. Poi ovviamente ho le varie illuminazioni di cortesia, ho i vari ganci, ho le varie maniglie che mi vanno, adesso non le ingaggio, che mi vanno ad abbattere i sedili, quindi sicuramente una zona posteriore davvero ben studiata per tutte le persone che hanno esigenza di avere a disposizione tanto spazio per la famiglia, per caricare oggetti e via dicendo. Una vettura che quindi si configura come una macchina perfetta per le famiglie, e vorrei capire lei come si guida e soprattutto che lavoro hanno fatto i tecnici di Audi per il setup di guida, quindi andiamo a guidarla. E alla guida Audi Q5 non delude le aspettative, aspettative che sì sono alte, ma che trovano assolutamente una conferma nel modo di muoversi della vettura, una vettura capace di toglierci qualche soddisfazione alla guida quando andiamo a impostare la vettura in modalità dinamica e andiamo ad affondare un po' sul gas, ma al contempo riescono a garantire un viaggio decisamente confortevole, perché questa è l'impronta generale della vettura, ovvero riuscire ad essere estremamente confortevole. Come mai? Beh, perché è una vettura che è insonorizzata benissimo dall'esterno. Su questo segmento credo che ci siano ci siano poche altre vetture capaci di isolare così bene dall'asfalto. Veramente penetrano in abitacolo zero rumori, zero frusci aerodinamici, zero rumori di rotolamento degli pneumatici, ma non stiamo viaggiando su una macchina che galleggia, quindi non è una vettura che ci stacca completamente dall'asfalto. Siamo ben piantate a terra, si sentono tutte le regolarità, si sente tutto, perché comunque è anche un bell'assetto della vettura, ma vengono meno tutti i rumori, tutti i fastidi e le vibrazioni del caso che di solito vengono portate dietro durante la guida. Ecco, questa è una macchina estremamente confortevole, con delle soluzioni tecniche, come abbiamo visto, decisamente all'avanguardia, che garantiscono comunque una buona dose di sicurezza. Ma adesso andiamo per gradi, le motorizzazioni un po' ve le ho spoilerate prima, motori 4, 2 cilindri, motori 4, 6 cilindri, trazione sempre integrale, che funziona molto bene, come nel mio caso, perché sto guidando uno dei motori sicuramente più interessanti, che è il 2000 turbo gasolio mild hybrid, corrente a 12 volte, capace di erogare 204 cavalli, che si sentono tutti e funziona benissimo, che vengono scaricati a terra dalla trazione integrale grazie a un cambio S-Tronic doppia frizione a 7 rapporti. Ma un setup di guida decisamente ben studiato, perché questa macchina ha un grandissimo riesce a fornire un grandissimo senso di sicurezza per via del comportamento che ha su strada, dell'alta velocità di percorrenza delle curve, della buonissima stabilità e soprattutto della potenza dell'impianto frenante, che è davvero ragguardevole. La macchina riesce a farci stare tranquilli, tra l'altro ha a disposizione anche dei sistemi che in caso di problemi riescono ad aiutare il conducente ad effettuare delle manovre di emergenza, soprattutto per evitare dei veicoli a caso di incidente imminente. Ma torniamo a noi. Setup di guida davvero ben studiato, che può essere influenzato anche dalle modalità di guida che vengono scelte dal Drive Select qua sotto, ovvero la possibilità di configurare la macchina nella modalità di guida Dynamic, Normal, oppure Off-Road, ma anche Comfort, senza dimenticarci del profilo Individual, che va a cucire ogni singolo parametro su quelle che sono le nostre esigenze. Nostre esigenze che su questa macchina saranno principalmente appunto quelle di una guida tranquilla capace di farci arrivare a destinazione rilassati, e tutto questo avviene anche grazie alla presenza abbondante di tantissimi sistemi di assistenza alla guida, perché non passa tutto solo dal sistema infotelematico e da tutta la tecnologia che ho a bordo, che mi dà tantissime informazioni durante la guida, ma passa anche dalle assistenze alla guida, che non sono solo più i sistemi di sicurezza di base, quindi la frenata automatica di emergenza con riconoscimento dei pedoni, quindi quello che fa parte del pacchetto Audi Presence Front, ma tutto ciò
che riguarda i sistemi che vengono utilizzati in percorrenza come il centraggio della macchina, quindi non più e solo l'allarme di abbandono della corsia, che abbinato al cruise control adattivo con funzione stop and go, riesce a dare prova di come l'expertise della guida autonoma di livello 2 nel gruppo Volkswagen sia avanzata, perché la macchina riesce praticamente a guidare da sola in autostrada e riesce a gestirsi autonomamente con un cruise che si può impostare fino a 210 km orari in caso siate in Germania, se ben chiaro. Per il resto poi c'è anche l'assistenza non solo di tutte le luci, ma ci sono anche i sistemi ad assistenza accessori come il blind spot monitor, che va a informarci delle vetture presenti in angolo cieco, ma che grazie anche a una sensoristica dedicata a tutto quello che può essere il parcheggio, la vettura riesce ad avere un'ottima consapevolezza di sé nell'ambiente circostante e riusciamo a gestire bene questa vettura, che non è un SUVone grandissimo, ma non ha dimensioni ridotte e che quindi potrebbe avere qualche difficoltà in città. In realtà, grazie alla presenza di sensori come se non ci fossero domani, tra telecamere e via dicendo, la macchina si gestisce assolutamente bene. Una macchina che non ha criticità davanti alla guida, perché è esattamente quello che vediamo, quindi è un SUV, si guida come un SUV, si guida comunque molto bene, con ottime prestazioni. Avrei preferito un angolo di sterzo più diretto, non è direttissimo questo comando sterzo, ma poco importa, lo sterzo può avere una demultiplicazione attiva e di conseguenza va a mitigare questo piccolo appunto. Per il resto direi che c'è poco altro da dire alla guida, perché la macchina si guida bene ed è una macchina che comunque bene o male conosciamo, sappiamo su che piattaforma si muove, quindi io direi di scendere e di tirare due conclusioni. Non riduciamo tutto a un semplice "se vi piacciono i LED comprateli", perché sì, c'è tantissima tecnologia a bordo di questa vettura, ma lei è una macchina che riesce a essere veramente polivalente, riesce ad avere tantissime qualità, riesce ad avere stile, riesce ad avere spazio, riesce ad avere tecnologia, quindi è sicuramente una macchina molto interessante e si guida bene, punto. Detto questo, lei ha un prezzo di listino di partenza di circa 50.000 euro, poco più di 50.000 euro, poco importa perché è veramente relativo il costo di listino di un'auto, serve solo a darvi un'idea del posizionamento che la casa vuole dare a una vettura che grazie a numerose soluzioni finanziarie può essere molto accessibile sia per quanto riguarda la possibilità di averla con un noleggio a lungo termine con tutto incluso, sia per quanto riguarda un leasing. Tutto questo è possibile con delle rate abbastanza basse, di circa 400 euro al mese, perché ovviamente essendo un Audi ha un alto valore residuo e lavorando poi in ottica di possesso della vettura per 3 anni si riesce ad avere anche qualcosa di interessante tra le mani. Ma detto questo, io voglio sapere da voi che cosa ne pensate di questa nuova Q5, se vi piace, se non vi piace, se avete individuato delle criticità del progetto. Come sempre fatemelo sapere qua sotto nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video sempre su Automoto. Ciao!